Gambellini, vediamo, lo mettiamo domani questo servizio, Luigi Gambellini, Patria Furlani. Gambellini, una domanda, secondo lei l'italiano è poco interessato a quello che succede all'estero, all'esterno proprio del nostro confine nazionale? Ma innanzitutto diciamo che forse non è poco interessato, ma è poco informato. Vediamo molte volte quando si va all'estero, mi è capitato anche in questi giorni, che gli italiani tendono a consumare pietanze italiane, a parlare di cose italiane, cioè fanno fatica generalmente a integrarsi nella realtà, esatto, in cui... e a chiedere informazioni su quello che vedono all'esterno. Questo naturalmente non vale per tutti, diciamo, lo prendiamo come stato di maggioranza. Infatti, se vediamo sui nostri emittenti nazionali, sui nostri giornali, si parla molto di quello che accade in Italia, si informa poco il cittadino di quello che succede invece all'esterno dell'Italia. Sembra quasi che si viva proprio in un altro mondo. E noi invece, come Friuli, come Veneto, Lombardia, che non confiniamo con noi stessi, come può accadere ad esempio Lazio, la Toscana, che al di là dei loro confini è un'altra regione che direi identica a loro. Noi confiniamo con una parte dell'Europa, di queste cose mentre non ci accorgiamo. Vediamo che i nostri popoli tendono ad avere relazioni più strette con l'estero, a essere maggiormente interessati a quello che accade all'estero e soprattutto anche ad avere relazioni che sono ben differenti, anche a livello proprio di economia, con quello che accade all'estero, con le aziende dell'estero. Senta Gambellini, e voi come Patria Furlani cosa proponete per rendere, diciamo così, più interessati gli italiani verso l'esterno? Certo, noi vorremmo, innanzitutto, diciamo, nel nostro programma politico, per noi che siamo la forza che vorrebbe presentarsi alle prossime elezioni come quarto polo, nel nostro programma politico abbiamo assegnato appunto un punto specifico sull'informazione, locale, per aiutare, per creare, diciamo, una sinergia tra le TV, la nostra TV, la nostra stampa locale, con l'estero e con l'Italia, per promuovere i prodotti e tutto quello che abbiamo di peculiare nella nostra regione, nel nostro Friuli, verso gli italiani, per fargli conoscere che quando vengono qui è bene, invece che mangiare una pizza margherita, magari chiedere un bel pezzo di formaggio Montaggio, piuttosto che acquistare un prodotto nostro. È molto importante dare la possibilità alle nostre emittenti, come la vostra, che a dire il vero è una delle poche che fa informazione a 360 gradi, bisogna riconoscerlo, e dare la possibilità di operare anche in sinergia con altri emittenti, magari all'estero. Bene. Si potrebbero realizzare cose molto interessanti. Speriamo per la prossima volta in cui, diciamo, avremo passato le elezioni regionali. Luigi Gambellini, Patria Furlani, grazie come sempre. Grazie a voi.